Oggi parliamo di botte e bonde del mondo delle tasse. Ben ritrovati ad una nuova puntata dei vostri soldi. Questa è la prima trasmissione televisiva interamente dedicata ai temi della finanza personale. Io vado invece subito da Roma, dal dottor Bertelli, per chiedergli invece introdurre un altro argomento che caratterizza questa sezione del mondo delle tasse oggi. Mi riferisco al nuovo catasto. Torniamo su un capitolo dolente che trattiamo spessissimo qui ai vostri soldi. Mi riferisco infatti al mondo delle tasse sulla casa. Ormai tutto pronto per questo nuovo catasto che sta procedendo il suo iter parlamentare, e però abbiamo letto proprio nei giorni scorsi che c'è il rischio che con l'aumento delle rendite catastali si possano dover pagare delle tasse anche 10 volte superiori a quelle attuali. Questo ovviamente a chi potrebbe magari avere una casa anche ormai molto bella in centro, ma che è ancora catastata magari come una casa popolare. Peccato che in tutti i decenni in realtà quella casa non è più decisamente popolare. Le lascio subito la parola a Bertelli per fare il punto sul nuovo catasto, soprattutto il riverbero sulle tasse che dovremo pagare da qui ai prossimi anni sulle case. Certo, il timore è quello che ha appena detto lei. Noi ci auguriamo che così non sia, anche perché questa riforma del catasto di cui si parla da decenni sta arrivando in porto. L'ultimo Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che praticamente sulla scorta della legge delega ricevuta ha istituito le commissioni censuarie. C'è una commissione censuaria nazionale, centrale, e ci sono le commissioni censuarie che sono allocate praticamente in ogni ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate. E queste commissioni censuarie sono composte principalmente, possiamo dire, da quattro settori: prima di tutto l'Agenzia delle Entrate, il secondo settore dagli enti locali, da rappresentanti designati degli enti locali, il terzo settore, che ci interessa particolarmente, dove siamo presenti anche noi come associazione del campo immobiliare, da tutti quei tecnici, specialisti, professionisti che fanno parte del comparto immobiliare, che portano e che vogliono portare in queste commissioni praticamente la vita quotidiana di ogni giorno, e anche rispetto ai valori immobiliari quelli che sono i valori reali che dovranno essere, che fa parte del compito di questa commissione accertare. Il quarto saranno designati anche dei membri della magistratura ordinaria ed amministrativa. Questo sarà un processo lungo, sono in corso in questi giorni le audizioni al Senato per cercare di formalizzare e indicare al meglio e realizzare al meglio queste commissioni censuarie. La novità è che il nuovo catasto, la novità più eclatante e principale, è che la tassazione che prende come riferimento i valori delle case degli ultimi 3 anni sarà effettuata una volta definito questo percorso. Si parla di anni ancora, non è una cosa imminente di mesi. Sarà praticamente, le case saranno tassate in virtù dei metri quadri e non più dei vani come attualmente, vero? E non più dei vani come attualmente. Quando avremo il nuovo catasto, e se anche voi della FIAIP avete fatto delle stime su quanto potremo andare a pagare? Perché noi su alcuni giornali abbiamo visto veramente una differenza tra il valore catastale attuale e quello di mercato, che dovrebbe essere poi riflesso nel nuovo catasto, anche di 10 volte. Sì, allora noi per quanto ci riguarda e per quanto riguarda i rappresentanti, voglio dire, del mondo immobiliare, di FIAIP in particolare, e di tutti quegli altri attori che fanno parte di queste commissioni, cercheremo, voglio dire, di stare con i piedi per terra e di far sì che questo non avvenga. Sicuramente queste sono delle ipotesi, però ripeto, si parla di iniziare un lavoro a breve e di finirlo, la stima è dai 3 ai 5 anni, quindi bisognerà, il lavoro è tutto da costruire. Sicuramente lo dico da operatore immobiliare, da agente immobiliare, il parlare e
e immettere ancora ulteriori preoccupazioni oltre a quelle che i proprietari di case hanno già in questo momento, addirittura sul raddoppiare o far moltiplicare per 10 volte in termini esponenziali il valore delle case, non aiuta in questo momento il mercato immobiliare e soprattutto non aiuta l'Italia. Questo... Quindi diamo tempo a queste commissioni di lavorare e vediamo poi il risultato col contributo di tutti e sicuramente la legge che ha istituito una così vasta rappresentanza, come dicevo prima, presa da settori sinergici che hanno, voglio dire, non un bisogna fare allarmismi sostanzialmente, ci sta dicendo, ecco, sì, Bertelli. Fondamentalmente sì. Molto bene, sì, io torno subito dalla professora Ballancin per un altro argomento che ha caratterizzato gli ultimi giorni nel mondo delle tasse, che è il 730 precompilato, anche se qualche giorno fa il nostro premier Renzi l'aveva ancora chiamato il 740, che in realtà era ormai andato in pensione da tanti anni. Il 730 precompilato pare che arriverà sia ai dipendenti che ai pensionati, e avremo una cassetta fiscale praticamente. Come funziona, professore? Sì, arriverà questo probabilmente ad aprile del 2015, relativamente al periodo d'imposta 2014, arriverà questo 730 precompilato, dove per i dipendenti, i pensionati troveranno il reddito pagato dall'INPS, pagato dal datore di lavoro, con le ritenute da quelli applicate, nonché alcune detrazioni, quali le detrazioni per il pagamento di interessi per l'acquisto prima casa, quali le detrazioni per figli a carico, quali le detrazioni per il lavoro dipendente e per il reddito assimilato al lavoro dipendente. Mancheranno nel 730 che ci verrà inviato a aprile 2015 alcune detrazioni. Che cosa voglio dire con questo? Le detrazioni ad esempio per le spese mediche, che sono le detrazioni più comuni fatte dalla nonnina e dal ventenne, quindi quando andiamo in farmacia ad acquistare con la tesserina la medicina per il mal di testa, piuttosto che la spesa per la visita specialistica, ecco, quella spesa medica, quella detrazione non sarà, almeno in prima battuta, già inserita nel 730 precompilato. Che cosa succederà? Succederà che il pensionato, il dipendente che vorrà portarsi in detrazione la spesa medica sarà costretto comunque a integrare il 730 precompilato inviato e presentarlo quindi negli ordinari modi. E quindi questo in realtà farà sì che il vero 730 online per tutti, ma poi noi discuteremo anche su alcune categorie che sono sicuramente meno avvezze a internet e quindi si dovranno continuare a rivolgere ai CAF piuttosto che ai dottori commercialisti. Comunque il 730 online sarà davvero dal 2016, mi sembra di capire da quello che ci dice il professor Ballancin. Abbiamo il tempo giusto per alcune richieste ai nostri telespettatori che sono arrivate all'indirizzo di posta elettronica ivostrisoldi@class.it. Cominciamo col chiedere al dottor Bertelli dare una risposta alla nostra amica Sabina, che è proprietaria di un immobile a Milano, come seconda casa ed è locato con un contratto 4+4. Quale percentuale della TASI spetta alla nostra amica, che quindi è proprietaria, e quale invece agli inquilini? Abbiamo qualche indicazione concreta che arriva da Milano, Bertelli? Allora, io ho letto che il Comune di Milano da pochi giorni, insomma, ha adottato un delibera comunale una percentuale della TASI che è il 2,5. Mi pare di aver letto che all'inquilino tocchi il 10% della TASI. Il Comune di Milano ha predisposto tutta una serie anche di caratteristiche, ne ha potestà, come ne hanno potestà gli 8.000 comuni italiani. Solo 2.000 di questi entro il 16 giugno hanno legiferato in tal senso, quindi vuol dire che anche questa tassa non è di facile applicazione. Purtroppo si ripete un rito che negli ultimi anni arriviamo sempre all'ultimo minuto e non sappiamo come, quanto e quanto si deve pagare di IMU quest'anno per la prima volta TASI o TARI, e quindi la TASI va ulteriormente ad incrementare quella che è la spesa per l'IMU. Io vorrei far notare che
per quanto riguarda le seconde case, per quanto riguarda il gettito in generale dell'IMU, siamo passati in 3 anni da un gettito che portava allo Stato circa 10 miliardi di euro di incasso, prevediamo con quest'anno di arrivare tra i 30 e i 32 miliardi di euro di incasso, e questo è un ulteriore gravame su tutto il settore di carattere immobiliare, è un settore trainante, noi riteniamo, per il Paese. La TASI a livello nazionale, l'indicazione è che dovrebbe essere l'un per mille. Poi sta ai comuni con il vincolo di non superare tra IMU e TASI quello che è l'imposta massima, la percentuale dell'imposta massima è il 10,60% o 80%, quindi ritengo che il comune, pur mettendo delle detrazioni per le famiglie numerose, per i figli a carico, per dove sono magari ubicate le case, però ha messo un'imposta TASI, voglio dire, alta. Ecco. Certo. Ogni comune ha facoltà impositiva e quindi può andare da un minimo a un massimo, può rispettare l'indicazione che è nella legge dell'un per mille, come può andare, può arrivare al 2,5 per mille. Quindi questo creerà anche disposizioni positive fra i cittadini italiani che hanno residenti nei vari comuni. Nei vari comuni, che quindi in realtà si trovano anche a dover pagare in date diverse. Ringrazio davvero il dottor Stefano Bertelli, vicepresidente nazionale della FIAIP, che ci ha fatto compagnia oggi. Grazie, aspetto prestissimo, dottor Bertelli. E così grazie, come grazie aspetto prestissimo il professor Andrea Ballancini dell'Università del Piemonte Orientale. Avevamo ancora tantissime domande per il professor Ballancini, ma sono solo rinviate alle prossime puntate. Buonasera a tutti. Saluto tutti i telespettatori dei Vostri Soldi e do loro appuntamento a domani. Grazie.